voglio farvi vedere uno per uno vari rappresentanti politici che sono stati eletti, per farvi vedere le chiacchiere che hanno raccontato in campagna elettorale, chiacchiere che sono tali in quanto smentite, completamente capovolte quelle affermazioni della campagna elettorale rispetto a quanto stanno operando oggi. Penso, è lunga la carrellata, ma iniziamo da Massimiliano Stellato, consigliere comunale di Taranto, consigliere regionale, uno che appoggiava e appoggia la regione Emiliano e alle ultime elezioni andava contro Melucci sostenendo appunto Musillo come candidato sindaco. Ora si è convertito, è stato folgorato Massimiliano Stellato lungo la via per Palazzo di Città, e quel Massimiliano Stellato che urlava sostenendo Musillo, dicendo se veniamo eletti io mi batterò per l'abolizione, per ridurre le strisce blu, per l'aumento dei parcheggi gratuiti, ora sostiene Melucci, e sulla assurda decisione di Melucci, quella di sopprimere gli abbonamenti per i parcheggi nel borgo, per i lavoratori del borgo a tariffa agevolata a 25 euro, la soppressione dei permessi per parcheggiare liberamente per i residenti di Via Liguria in Via Liguria. Ora su queste decisioni assurde, scriteriate, politicamente folli, tra virgolette, da parte di Melucci, non dice più nulla. Stellato, non dici più nulla sui parcheggi a pagamento? Stellato, non parli più? Dici che dovevi far ridurre le strisce blu. Come mai proprio ora che l'amministrazione Melucci sta mettendo le mani in tasca ai cittadini per la questione parcheggio, ora tu sostieni Melucci? Hai detto che vuoi sostenere Melucci per il bene della città, per l'amore della città, e Melucci ti ha anche definito amico. Caro Stellato, tu non mi fai paura, guardami bene in camera. Tu mi hai minacciato in consiglio comunale, alla presenza dei vari consiglieri, degli organi di stampa, mi hai minacciato di mettermi le mani addosso perché ti attaccavo politicamente. Io continuo ad attaccarti, non mi fai affatto paura, caro Stellato. Tu sei abituato ai salti della quaglia, non ho paura, non ti temo. Ti dico anche dove abito, via Pupino 8, quarto piano, uscendo dall'ascensore sulla sinistra. Non mi fai paura, continuerò a criticarti, nulla contro la persona, ma devo necessariamente sbugiardarti e sputtanarti politicamente. La gente deve sapere le favole che ha raccontato il signor Massimiliano Stellato, le minacce che mi ha fatto in consiglio comunale, e io lo smentisco con i fatti. Non mi fai paura, Stellato. E questo vale per te e per qualsiasi altro rappresentante politico che io ho criticato, critico e criticherò. Il coraggio non mi manca.